la mia review di oggi sarà sulle matite Essence Long Lasting. I colori usciti sono 9 e io ne ho comprati 5. Altri non mi facevano impazzire. Non c'erano tutti i colori disponibili, ma c'era tipo il color carne, no carne, scusate, il color beige, che era però tipo cadaverino. C'era un marrone che però era... insomma, non mi facevano proprio impazzire. Comunque vi faccio vedere le 5 che ho io. Questa è la numero 1, Ready for Red, è proprio un rosso classico. Questa è la numero 2, Sweetheart, è un rosa chiaro abbastanza spento, quindi con un pizzico di malva all'interno. Dovete capire che c'è Potter proprio lì, che è tipo un amore. Ciao popò, ciao. Questa è la numero 3, Yummy Berry, quindi una specie di lampone spento. Uno dei colori più carini per quanto mi riguarda, soprattutto per l'autunno, veramente molto bello. Questa è la numero 5, Lovely Frappuccino, e è un color nude, marroncino, carne, cioè è una via di mezzo, uno di quei colori abbastanza simile alle labbra, però più tendente al marroncino che non magari al rosa o al carne. Ed infine questa è la numero 6, A Girl's Dream, che è una specie di carne scuro scuro, carne al sangue. E anche questa è una delle mie preferite, insomma le mie due preferite sono la numero 6 e la numero 3. I colori sono veramente molto belli, beh questi erano i miei preferiti, per quello li ho scelti, c'erano altri che a me non facevano impazzire, però insomma potrebbero anche piacere. È una matita che sicuramente non consiglierei a chi deve ridisegnare le labbra, magari ha qualche piccola asimmetria e vuole magari andare un po' fuori dai bordi, perché essendo piuttosto cremosa si fa un po' di fatica, si nota quando si esce dai bordi, anch'io. Quando faccio la parte superiore, siccome le mie labbra non sono perfettamente simmetriche, noto che appena vado un po' fuori si vede che la formula, essendo cremosina, non è che riesce a fare proprio una linea bella, dritta, ma è un pochino tipo ondulatina e tende a sbavare un pochino. Come formula è sicuramente long lasting, ma non è una di quelle formule che si fissa e resta lì, come succede con altre matite. Diciamo che anche a distanza di un po' di tempo, se voi ad esempio le toccate, sbavano. Stessa cosa succede sulle labbra, non è una formula che si secca e che fa sì che dopo il rossetto duri 5.000 ore. Diciamo che sicuramente fa durare di più il rossetto e anche usate da sole durano abbastanza, ma non una cosa non mai vista, insomma. Facciamo la prova tè, che guarda caso avevo un tè qua vicino. Ovviamente viene via, non è che non viene via. Ho iniziato a bere un po' più di tè perché non lo bevevo mai, bevo solo caffè, non faceva bene, quindi mi sto obbligando a bere 2-3 tè al giorno. Ok, ho finito il tè, come potete vedere mi è sbavata qua a lato la matita un pochino, però a parte questa sbavatura c'è ancora, non è perfetta nella parte centrale, però c'è ancora. Diciamo che dovete utilizzarla sulle labbra completamente pulite. Una volta l'ho usata sopra un leggerissimo velo di burro cacao e praticamente non è resistita neanche al sushi. Sono andata a mangiare sushi zero, alla fine non c'era più niente, nonostante insomma mangi con le bacchette e roba di riso, quindi non oleosa. Il mio voto quindi per questo prodotto è, trollo di tamburi, 7,5. Gli do 7,5 perché, allora, mi piacciono tantissimo i colori e sono molto morbide, quindi diciamo che è un plus per quanto riguarda la parte centrale delle labbra, che si riesce a disegnare tranquillamente senza tirare e stressare le labbra. È un po' meno un plus perché appunto, come dicevo prima, non si riesce a disegnare il contorno perfettamente definito. Diciamo che non posso dargli un voto più alto perché in realtà non sono tra le migliori matite che ho, non è una durata pazzesca. La maggior parte delle matite che utilizzo io per le labbra di altre marche, da Urban Decay a Wycon a MAC, Diego Dalla Palma, hanno una durata nettamente superiore, hanno anche un prezzo nettamente superiore, però diciamo che per... ah, mi ero anche dimenticata di dirlo all'inizio, scusate, per 1,89€ diciamo che sono molto carine per giocarci, quindi comunque se volete provare delle matite colorate, non le avete mai provate, o comunque volete allungare la durata dei vostri rossetti, perché non provarle? Fra parentesi, all'interno ci sono 0,23 grammi di prodotto e dalla data di apertura durano 12 mesi e non so perché, non succede con tutte, ma ad esempio a me succede soltanto con una in realtà, con la numero 3, praticamente più di un po', cioè adesso è diventata più corta, ma prima era un po' più lunga e non riusciva ad andare indietro, non tornava indietro, andava solo in fuori ma non tornava indietro. Però non succede con tutte, certe tipo questa tranquillamente vengono fuori e poi tornano anche dentro. Questa è più o meno
quanta mina c'è dentro. Ragazze, spero che vi sia piaciuta la review. Ciao bellezze!